una giornata importante, accogliamo decine di studenti provenienti dai territori circostanti per illustrare nel vissuto e nel dettaglio la nostra offerta formativa, ma anche i nostri servizi, e per aiutarli nei limiti delle nostre possibilità nel loro percorso di crescita e di scelta di vita universitaria. La Mediterranea offre un plafond di opportunità che avete potuto leggere in questo dépliant, e quindi vi aspettiamo tutti, ma soprattutto iscrivetevi alla Mediterranea, aggiungi Mediterranea ai tuoi studi. La Mediterranea ha un'offerta formativa che va da agraria, architettura e design, economia, giurisprudenza, ingegneria, scienze infermieristiche, scienze sportive e scienze umane, che è in grado di accogliere tutti i ragazzi che vogliono formarsi qui e quindi costruire partendo da qui il loro futuro. Noi come Consiglio Studenti oggi abbiamo qui uno stand all'Open Day per fornire, speriamo, le nuove matricole che si sono presentate oggi qui in Ateneo i nostri servizi. Per noi è sempre un piacere vero e proprio ricevere le matricole e fargli conoscere la nostra università, i servizi che offre per aggiungere Mediterranea, che è una parola fondamentale sul nostro territorio, ai loro studi. Il Centro Universitario Reggio Calabria è il centro sportivo dell'Ateneo di Reggio della Mediterranea. Noi come attività facciamo tutta l'attività sportiva riconosciuta per gli studenti universitari di Reggio. Presso il campus noi abbiamo una palestra di circa 700 metri quadrati, una palestra che è dotata di tutte le attrezzature, e poi un campo di calcio a 5 che è libero all'uso degli studenti. L'Università Mediterranea per me è come una seconda casa, un po' come una seconda famiglia. Mi sono trovato sempre bene all'interno dell'ambiente universitario, e sinceramente lo consiglio davvero a tutti, perché è un ambiente davvero bello. È un piacere oggi incontrare i ragazzi che vengono qui a Reggio a conoscere la nostra realtà. In particolare voglio ora dire a quei ragazzi che sono appassionati di elettronica, di biomedica, di informatica, di hacking etico, di telecomunicazioni, quindi di 5G, di 6G, che hanno la possibilità di studiare questi argomenti a Reggio col corso di laurea in ingegneria informatica, elettronica e telecomunicazioni. Aggiungete Mediterranea ai vostri studi. Sono attivi i corsi di laurea in ingegneria civile e ingegneria industriale. Esiste tutto il percorso, dalla laurea triennale alle lauree magistrali. I nostri laboratori sono stati attrezzati recentemente in seguito a una serie di progetti ai quali abbiamo partecipato. Le nostre attività sia didattiche che di ricerca si svolgono ovviamente per la maggior parte nei laboratori, dove i nostri ragazzi possono seguire il programma anche applicando quello che riescono a imparare durante le fasi di studio. L'UniRC è un luogo che mi ha permesso di esprimere il meglio del mio potenziale, sviluppando un ambiente di sana competitività anche grazie allo stretto rapporto che abbiamo con i professori. Perché studiare architettura al DARTE? Intanto la laurea del Dipartimento di Architettura dell'Università Mediterranea è una laurea accreditata in Europa, quindi il titolo che è conseguito a Reggio Calabria è un titolo che vale in tutti i 26 paesi europei. L'architettura al risparmio energetico, architettura bioclimatica, però anche l'architettura del patrimonio storico-architettonico del nostro paese. Parliamo del corso di design, corso di laurea, un corso di studi molto, molto giovane, ma che è partito da subito alla grande. Abbiamo un contesto territoriale che offre grandi possibilità e potenzialità. Un mondo dell'artigianato che tende ad evolversi e diventare produzione di design di qualità, orientare i nostri giovani verso una consapevolezza che ci si può migliorare, per noi è molto importante. Aggiungi Mediterranea ai tuoi studi. Per me l'Università Mediterranea è futuro, opportunità di crescita e trampolino di lancio per i miei sogni. Dipartimento di Agraria unico nella regione, unico ma sicuramente al centro delle attenzioni politiche dell'agricoltura calabrese. Noi formiamo studenti in tre ambiti di studio specifici: in scienze e tecnologie agrarie, in scienze forestali e ambientali, in scienze e tecnologie alimentari. Aggiungi Mediterranea ai tuoi studi. L'IGES è diviso in tre aree: l'area di giurisprudenza, che è un corso unico quinquennale, l'area di economia, che è divisa in due corsi, il corso triennale di scienze economiche e il corso magistrale di economia, ed infine
il corso di scienze umane, che è a sua volta diviso in tre aree: scienze della formazione primaria, che è un corso a ciclo unico quinquennale, scienze dell'educazione, che è un corso triennale al quale si aggiungerà un corso di biennale di specializzazione, ed infine il corso di scienze motorie. Aggiungete Mediterranea ai vostri studi. La Mediterranea è casa, è famiglia, è il poter stare all'interno di un ateneo senza essere un numero, ma poter essere una persona.